Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo un ospite importante, parlo di Maurizio Sodini dell'allevamento Polceveras, uno dei più grandi allevamenti in Italia. Abbiamo avuto la fortuna di avere la sua disponibilità questa sera. Non è facile avere come ospite gli allevatori, stiamo riscontrando perché sono persone sempre molto impegnate. E quindi devono ritagliarci sempre il loro tempo perché è prezioso. Comunque, voi ci state dando un grande supporto, visto le visualizzazioni salgono oltre le 500, grazie mille, grazie di tutto, perché è la nostra soddisfazione vedere che voi comunque ci seguite tutte le sere. Ora aspettiamo i soliti 5 minuti, alle 9 entriamo. Buonasera Sergio, sempre il primo. Io vi inizio a introdurre l'ospite di questa sera. Come dicevo, abbiamo Maurizio Sodini. Maurizio è nato a Genova nel 21-1 del 63, al momento ha 57 anni, e nel 1980 fa la prima cucciolata. Nell'anno 2000, quindi possiamo dire che è un allevamento del nuovo millennio, nasce appunto l'allevamento Polceveras. Polcevera è il nome della valle che c'è lì a Genova, chi conosce la geografia lo sa, ed è un delegato Sabi per quanto riguarda la regione Liguria. Quindi con lui sicuramente questa sera faremo un discorso interessante. Buonasera Fabrizio, buonasera Massimo e buonasera Giuseppe. E buonasera anche Marco, che è appena arrivato. Per la prima volta, un novellino. Ti troverai bene, spero che ci sarai anche alle prossime. Quindi, stavo dicendo, sarà sicuramente una serata interessante, avremo tanto da dirci. Si formerà sicuramente un dibattito interessante. Attendiamo, attendiamo. Buonasera Danilo. Le altre interviste sono andate abbastanza bene. Ci siamo trovati. Ho visto che siete stati anche contenti degli ospiti. Buonasera Giacchino, buonasera Enrico. Ah, c'è un mio omonimo, Giacchino Russo. Buonasera Brigitte dall'Olanda. Che bello. E buonasera Osvalda. Cognonimo, dice Fabrizio, sì, abbiamo lo stesso cognome. Russo siamo parenti. Grazie Luigi, grazie. Ebbene, comunque ci mettiamo tanto impegno ogni sera. Si fanno anche delle rinunce, non ve lo nascondo, perché venerdì sera di solito si esce, invece siamo qui questa sera. Voi potete seguire dal cellulare, quindi spostarvi. Io ho bisogno del computer per gestire il tutto. Allora, io direi che possiamo iniziare. Maurizio è arrivato. Buonasera, faccio gli ultimi saluti. Tiziano Guasti, buonasera. Spero che oggi ci seguirai fino alla fine. E buonasera Marco Fossati. Allora, iniziamo subito. Maurizio, buonasera. Come Buonasera a va? tutti, Tutto buonasera. bene? Sì, abbastanza bene. Stavo dicendo, qui c'è un caldo che si muore, tu invece c'hai la pioggia, mi dicevi lì a Genova, le Sì, qua condizioni c'è burrasca e sta sono. grandinando, sì. Speriamo di non soffrirne, insomma, quindi andiamo avanti. Maurizio, la prima domanda che ti faccio è come è nata Sì. la tua passione? Ho accennato che l'allevamento nasce negli anni 2000, però tu già da prima eri appassionato del bracco. Sono stato solamente braccofilo e lascio a te la parola. Allora, la mia passione inizia da bambino. In casa mia, mio papà era un amante del bracco,
e i suoi primi bracchi che prese furono Zitto da Solvetta e Avon dei Salvi, che prese una femmina, una figlia dell'Ir dei Ronchi, che si chiamava Bicina del Salvetta. E, appunto, sono cresciuto coi bracchi e ho passato praticamente fino adesso tutta la vita con loro. E poi crescendo, la prima bracca che ho preso, l'ho presa a Pavia, avevo 17 anni, ho preso una bracca che si chiamava Ambra da un braccofilo, Armando Zecconi, che aveva i cani di Bonasega, aveva i cani del Boscaccio. Presi una femmina, Biancarancio, che crescendo però aveva problemi, a quei tempi c'era la piodermite, problemi ai piedi, avrebbe potuto diventare anche una canina brava da caccia, ma la salute fisica glielo impedì, niente, lasciai. Per quanto riguarda le femmine, lasciai perdere, andai avanti sempre con i cani di mio padre, poi feci il militare, finito il militare, andai accompagnato dall'Anna Maria Scotto a Zorlesco, a casa di Ciceri, e presi una femmina, si chiamava Olza dei Ronchi, e aveva 16 mesi, è una giornata storica per me, avevo 20 anni. Beh, sicuramente conoscere Ciceri poi è emozionante. Sì, poi entrare in quella cascina, poi lui con quel modo di fare che aveva, sono degli aneddoti molto belli, ecco, una cosa che non dimenticherò. E presi quella cagna lì e dopo poco la feci coprire dal Birte dei Ronchi, era l'83, e da lì è nata una cucciolata. A quei tempi, sia io che mio padre, lo usavamo solo per la caccia, come cinofilia, niente, ecco, ci interessava solo l'attività venatoria. E poi in futuro presi un'altra femmina, una canina molto bella, si chiamava Dama, una roana, e la feci coprire da Artù, un figlio di Tabardi Cascina Amerigo, e lì mi nacque tre femmine importanti, la Diva, la Dharma e la Dora. Tutte e tre le feci, cominciai con le spedizioni, diventarono tutte e tre campionesse. La Diva la coppiai poi col Basco, dito del signor Maurizio, Tosi, di che che anni, scusa se ti interrompo, di che anni stiamo parlando? Quando tu inizi a frequentare le esposizioni, a che età? Praticamente ho cominciato le prime apparizioni le ho fatte nei raduni di Salse di Nirano che organizzava l'ENCI per le razze italiane, era l'88, qualche anno prima, ecco, 87, ecco, 86-87. Non era Quindi facile diciamo perché la fascia di età tra i 20 e i 30 anni praticamente. se. Quei tempi c'erano Ok. allevamenti riconosciuti, importanti, e il Boscaccio, il Montalago, ce n'erano tanti gli allevamenti, i Sanchi, c'erano tutti, ecco. Però ho iniziato, ecco, in quel periodo lì. E ti dicevo, la Diva, accoppiata col Basco, ho ottenuto tre campioni, Trevor, la Tosca e la Trebbia, che condotta da Danilo Rebaschio arriva al campionato assoluto. Poi ha fatto due cucciolate la Diva. Dopo 2 anni la faccio coprire da un cane che avevo comprato da Bonasegale, era Pever del Boscaccio, un figlio di Titano per la Nisciolin. Faccio coprire sempre la Diva e ottengo una cagna che si chiamava Asia, che l'ho data a un mio amico Moreno Nencini, un grande amico, e lui da Paolo Bacchini, ma adesso quella arriva al campionato assoluto. Poi passa un po' e arriva una cagna, si chiama Beca, figlio delle Cascate, per Bandiera di Cascina Croce, una grande cagna che all'allevatore era Massimo Scheggi, che io prima avevo dato l'Amber, una sorella siamo diventati amici, le avevo dato l'Amber, la sorella della Asia, vabbè. Mi prendo quella cagna lì, la faccio coprire dal mio cane che avevo acquistato, Pauso dei Bricchi. E nascono anche lì tre cani importanti che sono Marcus, campione di lavoro, la Megan, è una cagna importante che era la Morena, che
anche lì c'è un episodio, è da lì che è nata, diciamo, l'amicizia con Massimo, una cagna che la prima volta che l'ha presa Si è bloccato il collegamento. strepitosa. Mi Eccomi. senti? Sì, ora sì, ora sì. E quella cagna lì era una cagna importante. Mi ricordo venne Massimo e lo Svalda lì dal furgone a dirmi: questa cagna qua mi piacerebbe averla. Vabbè, poche parole, la cagna la presero loro e li ringrazio ancora ora. Quella cagna lì, poco e niente, data nelle mani di Danilo, anche lei arrivò al campionato assoluto. Poi a Massimo gli Parliamo di diede un'altra Massimo cagna. Cevi, parliamo di Massimo Massimo Cevi, sì. Cevi, dico Maurizio perché magari Sì. noi, i Sì. novellini non lo conoscono, insomma. Poi passa un po' di anni, gli do un'altra femmina che si chiama Raya, una femmina aruana, e non era ai livelli della Morena, però era una brava cagnina che lui presentò in Val d'Aosta, una speciale bracchi su selvaggina di montagna e fece il primo eccellente. Non mi ricordo se fece il CAC o no, però fu una bella soddisfazione per un bracco che su quel tipo di selvaggina, su quel. In quel territorio. E diciamo che con Massimo Scevi è nato un bel rapporto di amicizia e poi le cucciolate si sono susseguite, sono successi eventi affissi, non affissi, abbiamo creato un gruppo appunto di amici, clienti che volevano appunto questo tipo di cane, la cosa si è ingrandita. Ci sono state molte difficoltà perché ovviamente nella vita niente viene regalato e niente è facile, però ci siamo levati delle belle soddisfazioni, ecco. Via. Senti, Fino ai giorni Maurizio, d'oggi. è nata una diatriba l'altro giorno tra me e Claudia, che è la ragazza che lavora dietro le quinte insieme a me per la creazione di questo programma. E Claudia mi diceva: Marco, ma guarda che Polceveras non è più con una S, ma c'è una S maiuscola a fianco. Io ho detto: Claudia, ma che cosa dici? Cioè, quello è il genitivo sassone, l'apostrofo con la S, che c'entra sta S maiuscola. Dice: no, 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 ma Maurizio mi ha Sì. detto che c'è questa aggiunta qui. E poi ho visto la foto di un'ultima cucciolata, che forse è stata cioè, c'è stato un inedito di questa S che spunta all'improvviso. Me la spieghi perché non. Ma sì. Non tutti l'hanno vista e per me è una cosa importantissima, è una cosa molto bella e che ci tengo Che molto significato ha? e stasera posso anche dirti perché è stata approvata la settimana scorsa dal Consiglio dell'ENCI e posso dire quello che è avvenuto e diciamo che dopo tanti anni di amicizia di collaborazione, di stima reciproca, posso dirlo con orgoglio che Massimo Scevi, la S per Massimo Scevi, che è entrata a far parte dell'allevamento. Questa cosa mi ha molto soddisfatto me, Maurizio, questi cani. non ti sentiamo molto bene qui. Ah, ora ha ripreso il Mi collegamento. senti? Sì, ora sì, ora sì. Dice Era un po' qualcosa molto disturbato a bello. causa, credo, Ora diciamo delle che cause atmosferiche. con Ora Massimo ci sì. siamo divisi i compiti. A me è sempre la parte che riguarda gli accoppiamenti, le cucciolate, tutto ciò che è l'allevamento, appunto quei Quindi soggetti diciamo e che via. E lui quella S è maiuscola per fianco Scevi. alla Sì. S di Scevi, diciamo. Aiuto Ecco maestro, sì. perché. E lui ha il Spiegata compito la seconda di S spiegata portare. in Di maiuscola. sì. A lui invece ha il compito di portare i cani sulla selvaggina, i cuccioloni, di sgrossarli, cominciarli a mettere sul terreno per fare un'ulteriore scrematura e tenere veramente i soggetti migliori per poi darli si può dire, al Adesso. rifinitore che è Fabio Angelini, un grande lavoratore, un grande amico,
uno capace che sa quello che fa e noi abbiamo molta fiducia in lui. In questi 3 anni ha fatto dei grossi lavori su dei cuccioloni che ha attualmente in addestramento. Tutti insieme cerchiamo di andare avanti per noi, ma soprattutto per il Bracco, per ottenere dei cani sempre migliori e No, all'avanguardia, ecco, cani sani. sicuramente sono due persone competenti e interessanti che Esatto. avremo, spero Sì. che avremo modo di intervistare andando più in là con questo programma. Senti, Maurizio, ti voglio chiedere la prossima domanda, un'altra domanda. Qual è stato il cane più importante che ricordi ancora oggi? O se è ancora in vita, qual è? Guarda, ti devo dire una cosa, cani che ricordo, ne ho parecchi da ricordare, la Diva, l'ultimo, ne Diango, cioè, però non ne voglio fare nomi. Io voglio dire questo, che i cani che credo che lasceranno un'impronta, un segno maggiore di quelli precedenti, non posso dirti i nomi, ma sono i giovani che usciranno presto, credo che quelli sono quelli che attualmente ho nel cuore e che credo che ci diano delle grosse soddisfazioni. Beh, ti faccio un grosso in bocca al lupo allora. E poi volevo chiederti, ma credo che forse hai già risposto, qual è stata, ma se ce n'è qualcun altro che è del passato, qual è stata la persona con cui hai legato di più e con cui ti confrontavi a questo punto? Perché adesso abbiamo capito che ti confronti con Massimo. Sì, beh, Massimo è una persona importante per me, una persona schietta, una persona appunto che è di valore. Confrontarsi con lui è sempre stato anche istruttivo, perché ovviamente le decisioni che abbiamo preso insieme sono sempre state positive, abbiamo sbagliato poco. Poi ci sono stati anche tanti altri amici, tanti altri collaboratori che ci sono ancora, cioè non è che tutto questo è nato da solo, non ci sarei mai riuscito a ottenere certi risultati. Ho avuto anche Senti bisogno Maurizio, di tanti altri. quali risultati ha ottenuto sia nel mondo delle Expo che nel mondo delle prove? Quanti campioni sono stati proclamati? Se hai dei numeri sotto mano, se li Se vuoi ti ricordi? posso elencare, se vuoi ti posso, l'ho dovuto scrivere perché abbiamo fatto 2 giorni un po' di ricerca, però ti No, posso tutti dire. quanti no, elencarmeli tutti, dammi i numeri direttamente per capire. Campione, no, sì, campione, allora, sì, li ho scritti qua, guarda. Campione Un di lavoro attimo, Maurizio. 10. Ripeti perché non ti stiamo. Si è bloccata l'immagine e non ti sentiamo. Ora sì, ora sì. Allora, te li Vai. leggo. Allora, campione italiano di bellezza 76, campione italiano di Ok. lavoro 10, campione italiano assoluto 9, campione riproduttori 7, giovani promessa ENCI 25, campioni italiani internazionali bellezza 11, internazionali lavoro 3, campione assoluto internazionale 1, campioni esteri 31, campioni europei 2, campioni mondiali 1, 22 raduni mondiali del Bracco italiano, uno con Pulcevera Ercole e uno con Pulcevera Linda di Giuseppe Ballarini. Ho vinto 2 trofei Caielli. E trofei allevamento nel 2016 al secondo posto, nel 2017 primo posto, nel 2018 primo posto nelle esposizioni e secondo posto nel lavoro, e nel 2019 secondo posto in esposizione dietro i setter della Bassana e secondo dietro al Cascina Croce nel lavoro. Beh, Ecco, sono questo è risultati quello che abbiamo fatto abbastanza finora. importanti. Quello che ti invidio di più è il trofeo allevamento, però, eh? Il Lo vorrei trofeo allevamento. raggiungerlo anche io un giorno. È una bella soddisfazione, ecco, ovviamente. Sicuramente. L'unica Senti, cosa che Maurizio, non sono per... riuscito a prendere ancora è il trofeo Ciceri. Quello ancora non siamo riusciti a prendere È dalla un po' Sala. come la Champions League per la Juventus, bisogna raggiungerla. Senti Maurizio, per raggiungere questi risultati sicuramente serve una struttura, servono buoni Se avevi un riproduttori. gruppo da solo, ripeto, da solo non ce la puoi fare. Devi avere un gruppo, un'equipe di amici, di collaboratori che ti aiutano, io ne ho avuto tanti, li ringrazio tutti dal primo all'ultimo perché
da solo uno Ma non può vogliamo farcela. raccontare un po' come è costituito il tuo allevamento, dove i cani vivono, e poi vai che ti faccio le altre domande man mano, sempre inerenti Guarda, alle l'allevamento tecniche d'allevamento. è in collina. Adesso diciamo che devo spiegare una cosa, stiamo per cambiare, è 2 anni che stiamo lavorando per il nuovo allevamento, abbiamo tutti i permessi, abbiamo cominciato la costruzione, ora siamo stati fermi 3 mesi per il problema del coronavirus, ma adesso riprendiamo e io spero che entro i primi... Passato l'inverno riusciamo a trasferirsi, cioè da Bolzaneto ci trasferiamo nella zona di Bargagli, dove abbiamo preso un terreno molto grande e facciamo veramente un bel allevamento. Ora, il mio allevamento è composto da 19 box e in più c'è uno sgambatoio grande dove libero i cani e in più ho 5 sale parto a casa, adesso le abbiamo fatte a casa, sotto casa, dove appunto possiamo gestire di più le cucciolate, seguirle anche durante la notte, scendere, non sembra, ma viene molto più pratico. Senti, e i box come sono costituiti? Tu tieni i cani a coppia, in gruppo, le Sì, a femmine coppie, a separate dai coppie. maschi? No, no, sono a Ok. coppie. Sono sempre Dello maschio, stesso maschio. sesso o sessi diversi? No, maschio e femmina assieme, sempre. Da Perché separare poi ho... nel momento il calore Sì. colorava. In tanti anni gli unici problemi che ho avuto, l'ho avuto sempre con le femmine. Più Ah, di solito è il litigiose, contrario. più sempre se hanno avuto, se metti per dire in un box 4-5 femmine assieme, c'è sempre quella che è il capobranco e tende a vedrai che sono tutte contro una e la distruggono, cioè è sempre meglio Quindi è mettere maschi meglio, per mia esperienza, ecco. Sì. consigli di Ad sistemare i cani a coppia esempio, di io maschi maschi, ho altrimenti. anche dei maschi insieme, ma non è mai successo niente con i maschi. I problemi sono sempre con le femmine che ho. Ok, senti, Maurizio, la scelta del riproduttore come avviene nell'allevamento Bolceveras? Cioè, quando decidi di andare a... Dimmi, dimmi. La scelta del riproduttore, secondo me, è un discorso che parte a monte, cioè i cani che vanno usati in riproduzione sono cani che geneticamente hanno delle qualità naturali che possono trasmettere ai figli. Devi usare cani che non costruiti, cani che con grandi mezzi, con grandi doti, morbidezza, preso di punto, aperture, cose che hanno loro come bagaglio genetico e sperando che lo possano trasmettere ai cuccioli, perché se usi cani che non hanno niente da dare, non esce niente. Lo stesso vale sia per il maschio che per la femmina. Cioè tu, anche la femmina, qualsiasi cagna la fai coprire, partorisce, però non tutte vanno fatte coprire, cioè anche lì va fatta selezione più che allevare, cercare sempre cani che trasmettono particolari loro ai figli. Quando parliamo di particolari, ti riferisci più alla morfologia o più alle qualità naturali venatorie? La morfologia diciamo che è la cosa più semplice, perché alla fine, come in tante razze, quelle da compagnia guardano solo quello, la morfologia, a volte lavorano anche in consanguinità per fissarla, li stampano, tu li vedi, Beh, sono però tutti bisogna uguali. comunque conoscerla. Sì. Invece, diciamo che nel cane da caccia devi andare ad accoppiare cose che meno visibili, cioè per vederle devi vedere il cane al lavoro, devi vedere il cane come si esprime, e la presa di punto. Ci sono dei brachi italiani che quando fermano non sai se stanno pisciando, se stanno cagando, non sai se sono fermi perché sono lì, non hanno espressione. Invece ci sono dei brachi italiani che quando fermano sono dei monumenti. Ti innamori, sembra che esplodono là in mezzo all'erba, sembra che tesi di muscolo, capito? Ci sono di quelli che invece dici, cosa sta facendo? Cioè, l'espressione, tante cose, il movimento, come la storia del trotto, questo trotto che tutti parlano di questo trotto. Il trotto è un'andatura come il passo, come il galoppo, è un'andatura che tutti gli animali ce l'hanno. Però il trotto del bracco, quello veramente di marca, è una cosa che non tutti ce l'hanno. Perché seguire un bracco italiano che cammina a trotto come...
tutti gli altri animali. È noioso. Ed è proprio quell'andatura lì che l'ha fatto abbandonare dei cacciatori. Perché se io seguo un braccio italiano che mi trotta, sì, sempre allo stesso modo, sempre allo stesso modo, mi annoio, non lo vado più a caccia. Io torno indietro dalla macchina, salgo e me ne vado a casa. Invece se un bracco, anche se galoppa, che mi dimostra energia, però quando si mette giù, che fa il cambio di passo, che fa quei 100 metri, 50 metri, che vedi le leve del posteriore che vanno in orizzontale con la schiena, portamento di testa altissimo, un battito di coda che ti fa venire la pelle d'oca, che ti fa venire i brividi, e che Sì, speri che quei 50 metri diventino 100 e poi diventino 200, allora sì che ti innamori del cane. Ma un cane che trotta perché è un'andatura così, ma è noioso, non serve a niente. qui Cioè, bisogna avere bisogna introdurre la selezionare quel tipo differenza di tra cane, capito? andiamo a introdurre la differenza tra il trotto di spostamento e il trotto poi tipico Sì, della sì. razza, che è quello spinto, è chiaro. È Senti, quel tipo di Maurizio, troppo più. Sì, dimmi. Sicuramente affronteremo questo argomento poi con, spero di avere ospiti anche i giudici, in maniera che ce lo riescano a spiegare in ambito scientifico e tecnico. Ma io volevo farti un'altra domanda. Come gestiamo le cucciolate? Cioè, come si dovrebbero gestire? Tu che metodi utilizzi? Hai detto già Ma le che sono in cucciolate. casa. Sì. Ovviamente adesso ce l'abbiamo tutte in casa. Ovviamente le cucciolate, la cucciolata diciamo che parte dal giorno dell'accoppiamento. Ovviamente la cagna viene svermata prima, viene rivaccinata perché è importante per gli anticorpi. Poi oggi come oggi c'è il problema di coccidiosi, di giardia, che negli allevamenti è un disastro, bisogna tenere appunto le sale parti disinfettate, pulite, possibilmente piastrellate, in modo che fai molto prima a pulirle. E in più, mangimi buoni, carne, un'alimentazione giusta, non fare ingrassare la cagna più di tanto, perché poi ha fatica nel partorire. E poi una volta partorito, anche lì una buona alimentazione, magari anche io di solito come partoriscono, faccio 5 giorni di antibiotico proprio anche per la cagna, in modo che lo trasmettano anche un po' ai cuccioli e poi ovviamente il taglio della coda, tutte le cose che vanno fatte, un'alimentazione giusta. Ad esempio noi adesso per le cagne usiamo il Royal Canin, che come abbiamo deciso con Massimo Scevi, appunto, che il Royal Canin secondo noi è il migliore per la gestazione, per i cuccioli. Abbiamo visto la differenza e vengono fuori dei cuccioli veramente importanti. E per gli adulti usiamo il Monge Energy, da tanti anni io sono collegato alla Monge, e poi tantissimo pollo. Io abbiamo qua vicino a casa una ditta che prepara il pollo e le uova, cioè smembra le galline, fanno pollo, il petto, le ali e le cosce, tutte le carcasse le prendo io insieme, anche a altri ovviamente, tantissimo pollo. Ecco. Diciamo che il Ho cane, il capito. bracco è un mangiatore, ha bisogno di riempirsi, ecco, perché a volte anche il mangimino bisogna stare Beh, un po' attenti. poi comunque nel canile, cioè quando a differenza di chi tiene il cane a casa, di chi è proprietario di un solo cane, subentrano altre Sì. meccaniche come la competizione, il cane tende anche a mangiare di più perché vivendo Sì, all'aperto per difendersi dal vero, freddo e queste cose qui. vero. Poi ovviamente il latte in polvere per i cuccioli, il biberon, a seconda delle cucciolate se sono numerose, se bisogna aiutarle, ecco, tutte varie faccende che ovviamente ogni cucciolata è una storia a parte, ecco, c'è cioè quella Maurizio, ti voglio che. chiedere, mi è venuta adesso questa curiosità, come ti comporti con i vaccini tu? Le vaccinazioni della cultura, ne occupi tu o hai un veterinario No, che... no, io ho due veterinari che seguono i cani, a seconda Quindi... di che però facciamo l'Eurecam, la prima vaccinazione la facciamo sui 50 giorni, appunto invece lì vengono svermati la prima volta a 20 giorni,
e poi ogni 10 giorni praticamente li risvermiamo. Ad esempio, anche lì ci sono delle cucciolate che non hanno niente, non hanno nessun verme. Ci sono delle cucciolate che, bisogna dirlo, sono pieni, cioè anche lì, anche se hai svermato la cagna prima, ogni cucciolata è una storia diversa. Cioè, ci Beh, sono dei lo cuccioli che spiegano, ti nascono. dico, lo spiegò il dottor Dicevo. Marilungo l'altro giorno, Luigi Marilungo di Polpetrosa, dicendo che gli ascaridi possono andare a livello intramuscolare, quindi poi vengono trasmessi a livello sistemico dalla placenta a quei cuccioli. Quindi sì, dipende dalle Sì, poi. mamme, quanto sono resistenti, c'è chi più, chi meno, è soggettivo. E gli ascaridi sono micidiali perché poi principalmente si nutrono di vitamina D che è il fissatore di calcio nelle ossa e possono portare rachitismo, problemi di costruzione. Prima glieli levi, addirittura c'è un prodotto che va dato il 12° giorno, 13°, che si chiama Procox, che è proprio per i cuccioli piccoli, che appunto li libera, li pulisce in modo che crescono senza tutti questi vermi nell'intestino, in modo da poi svermarli secondariamente, ecco. Però lì poi dipende dal veterinario che ti segue, qui Certo, ha sì, niente una comunque cosa, qui niente noi un'altra. diamo un consiglio alla tua esperienza, però comunque sia, va ricordato che ogni cane a sé c'è comunque bisogno del veterinario che segue e che capisca il caso che ha di fronte Sì. per poi somministrare i giusti prodotti o farmaci, integratori che siano. Senti Maurizio, una domanda, diciamo, un consiglio da dare ai giovani perché qui ci seguono tanti ragazzi come me alle Sì. prime armi. Ho letto già nei commenti c'è qualcuno che dice mi sento una pivella, no? Quindi che consiglio daresti a chi si approccia all'allevamento adesso o chi comunque vorrebbe iniziare ad allevare? Ma consigli, cioè, posso dare, dato la mia esperienza, posso dire, diciamo che mi piacerebbe che chi alleva il branco italiano in futuro o da oggi sia un cacciatore, prima di tutto, per poter valutare appunto i soggetti sul terreno di caccia. E secondariamente chi inizia ad allevare per affrontare tutto quanto, ostacoli, barriere, ci vuole tanta passione e determinazione. Solo con tanta passione e determinazione si può ottenere determinate cose. E tanta voglia di imparare, perché si impara sempre, ogni giorno, qualsiasi età, c'è sempre da imparare. È uno dei valori più importanti che credo servano, è l'umiltà. Bisogna cercare di essere umili, affrontare le cose in modo giusto, se si fa cinofilia, accettare i verdetti, imparare i soggetti che vengono presentati, i propri soggetti, perché essere convinti di avere dei cani senza il confronto è una stupidata. Cioè, il metro di confronto dei propri cani è paragonarsi agli altri, andare a controllare, confrontarsi con cani di altri allevamenti. Allora lì puoi valutare il tipo di cane che hai in mano te, ma continuare a dire di avere dei fenomeni e continuare a dire presunti campioni. Cani che non si sono mai visti e allevatori che non si sono mai visti, non sappiamo neanche che faccia hanno, non ha Beh, senso. Bisogna confrontarsi. lì Bisogna diventa un po' come confrontarsi. dicono a Napoli, che ogni scarafone è bello a mamma sua, no? Appunto, bisogna confrontarsi, capire, credere anche nei cani degli altri e valutare. E allora da lì devi imparare, devi capire che devi migliorare per arrivare al tipo di cane che hai visto. Oppure dici, cazzo, scusate, ma il mio è forte, però ti sei confrontato con gli altri, ma continuare a dire fenomeni, 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 i campioni sono quelli veri, ma sono quelli che alla fine hai, perché poi la pergamena di campione italiano è uguale per tutti, però quei campioni veri, quelli che hanno appunto le doti naturali che possono trasmettere per la zootecnica, per un cucciolo migliore, per un bracco migliore, sono quelli veri, perché poi campioni ce ne sono tanti, ma non tutti sono campioni veri. E anche lì dico a un giovane allevatore,
dico di seguirli sui cani, andarli a vedere sul terreno, accoppiare cani che hanno doti importanti che possono trasmettere, non accoppiare cani che hanno in casa, che non hanno niente, che non danno niente, che alla fine ti trovi che hai fatto due passi indietro invece di uno. Cioè, ci vuole volontà, passione e ovviamente anche un po' di intelligenza, capire i passi che devi fare, come devi muoverti, che poi l'ambiente non è facile, specialmente l'ambiente braccofilo. Se non hai le spalle forti, se non hai questa passione che ti porta a ostacolare tutti, non è facile. Però ecco, se hai passione, determinazione, vai avanti per la tua strada e i risultati arrivano, non ce n'è storia. Perciò li incoraggio i giovani, perché il bracco italiano è un cane di tutti, non è un monopolio di una persona o di un allevatore. Il bracco italiano è di tutti, è una razza italiana, è un patrimonio e va salvaguardata, e bisogna sperare in tanti allevatori, in tanti dresseur. Cioè, più si rivaluta, più c'è pubblicità, più c'è cani campioni, più la razza va avanti, più c'è pubblicità. Ma se pensiamo che questa razza sia un monopolio di un solo allevatore o di un solo dresseur, è finita, è la morte di questa razza. Dobbiamo parlare degli inglesi, c'è posto per tutti, non può essere diversamente. Però l'inglese è più difficile che, diciamo, vengano presi come cane da compagnia, mentre il bracco sta prendendo, diciamo, molto la moda del momento di prendere questo cane, perché magari viene visto, piace, un cane elegante, a differenza dell'inglese che evidentemente viene utilizzato solo per la caccia. E invece qui non è la situazione. È vero che la caccia sta vivendo anche un momento difficile, però credo, e come ho detto agli altri, dico anche a te, che ci vuole anche il lavoro da parte dell'allevatore, che dopo aver venduto il cucciolo deve spronare, diciamo, l'acquirente a vedere le doti naturali sul terreno, spesso anche accompagnandolo, anche se non è cacciatore, soprattutto in posti in cui può valutare le doti naturali del cane. E quindi tu sei anche delegato Sabi, mi auguro che... Spieghiamo, il delegato Sabi che cos'è? Se ce lo vuoi spiegare tu, insomma, che funzione ha il delegato? Delegato Sabi è quello di tenere contatti con i soci, con i della propria regione, cercare di creare un qualcosa, cercare di... Però ti giuro che oggi come oggi è difficile, perché nel mondo della caccia, appunto, c'è un tracollo. Da 2 milioni di cacciatori che eravamo, siamo a 500.000. Cioè, cercare di propagandare i cani da caccia oggi è difficile. Ad esempio, ti racconto questa cosa. Ecco, i clienti che chiamano, una volta chiamava il bracofilo, ti diceva di chi è figlio, il papà va a caccia, la mamma va a caccia, che genealogia hanno, come qui, come là. Adesso quando ti chiamano ti dicono quanto costa e che colore ha, specialmente adesso lo vogliono roano, se possibilmente tutto marrone. Cioè, parlandoci male, ti cadono anche le palle, perché fai tanto lavoro, fai tanto sacrificio, vai a cercare il tuono, il Thomas, i cani veramente impressionanti, cani micidiali, e poi ti chiamano solo per così. Ma perché? Perché è calato il cacciatore, cioè. Però la cosa assurda è che siamo sempre sui 700-800 cuccioli l'anno, eravamo 800, siamo scesi a 700, ma ci sono razze come il setter inglese che erano 20.000, ora sono 11.000, cioè hanno avuto un tracollo impressionante. E noi siamo rimasti lì, però il fatto è che se noi aumentassimo da 700 andiamo a 1.000, 1.200, non è che andiamo a dare 400-500 cani in più al cinofilo, al cacciatore, ma vanno a finire 400-500 cani in più in casa sui divani, perché oggi è così. Se non si riparte dalle scuole a rilanciare la caccia, a rilanciare i cacciatori, a far vedere che la caccia è una cosa bella, ma quando si impone ai bambini che la caccia sei un assassino, è una brutta cosa, e le maestre impongono queste cose e parlano sempre male della caccia, la caccia
finisce. Cioè, va già bene che ci sono le Quando prove. alla fine i calciatori sono i primi supervisori della natura, perché le guardie forestali non è che possono girare il bosco in tutto e per tutto, lavorano a livello perimetrale. Poi quando il Ma cacciatore invece trova una specie protetta in difficoltà, solitamente dovrebbe difatti salvarla. perché noi abbiamo fatto questo gruppo con Massimo Scevi, con Fabio Angelini, perché appunto li allevi, li provi, li tasti, li porti a caccia e poi fai le prove. Perché oggi come oggi è difficile trovare questo, è difficile trovare questo. Cioè, tu fai selezione, cerchi cani con movimenti presi di punto, cerchi delle femmine straordinarie, molto tipiche, belle, morbide, però la gente non gliene frega niente, la serie gli frega spendere poco, il colore è finito lì, non c'è più, siamo rimasti in pochi e spero che cambi, spero che ci sia una nuova tendenza e che la caccia ritorna più in auge, che ci siano tanti giovani, perché ogni anno molti anziani piantano lì, sono stufi e non c'è di riciclo. I giovani, tanti la piantano lì perché gli ambiti non sono stati presi, vogliono cacciare in quell'ambito, non vengono presi. Magari viene preso il padre, lo zio, e lui perché è giovane, no? Cioè, disfano anche le squadre di caccia, la gente, anche dei giovani hanno mollato lì. Cioè, bisogna. È una cosa assurda, abbiamo fatto l'Europa Unita, hanno buttato giù il muro di Berlino, poi dalla Liguria per andare a caccia in Piemonte c'è la muraglia cinese, non si riesce a passare, voglio dire, Certo. ma dove cavolo viviamo? Cioè, questa è la libertà. Senti, Una Maurizio. volta uno pagava il tesserino e andava a caccia da tutte le parti, oggi è assurdo, cioè, la È caccia è diverso. diventata assurda veramente. Senti, Maurizio, io ti stoppo perché è arrivato il momento di leggere i commenti e poi chiudiamo Va con questa bene. serata. Sono arrivati tanti buonasera, ti stanno seguendo 61 persone. Molto. Saluti da tutti, saluti, saluti, saluti. C'è Elena Pagani Snardi che ti scrive, ti saluta e ti dice Lamorenz, mamma del New York. Credo che sia una cagna che hai citato prima, Lamorenz. Poi Tiziano Guasti scrive che è un grande amico di Massimo Speggio, hai fatto bene a ricordarlo. Ti saluta Sì. Grande Stefano Savioli da parte del padre Stefano. Gaspare, da parte del Saluto, papà amico. Gaspare. Grandi amici. Gaetano De Paola scrive: Maurizio Sodini, oltre ad essere un grande allevatore di bracchi italiani, è un vero gentleman. È un grande amico anche. Saluti anche al giudice Perani. Francesco Poggi Grazie. riscrive Super Mauri. Vabbè, condivide Elena Pagani Snardi il tempaccio che c'è a Genova. Sergio De Bacco ti fa i complimenti e dice: grande Grazie. squadra che avete fatto bene. La pivella di prima era Daria Florenzi, da poco allevatrice di bracchi italiani da qualche anno, e scrive: mi sento una pivella, anzi pivellissima, complimenti Maurizio. Poi ci Grazie. abbiamo di nuovo Elena Pagandi Snardi che scrive: York a 12 anni e ci fermiamo sempre per strada, mille complimenti, dove l'hai preso? Ovviamente da Maurizio. Alberto Merlo che ti scrive: grande Mauri, è sempre un piacere ascoltarti. Anna Esteric: Grande. sono Fabio, sei un grande Maurizio, grandissima disamina del trotto. Grazie. Miguel Canaverde ti scrive: vai Mauri, un abbraccio. Grazie. Tiziano Guasti scrive: la caccia prima, cosa essenziale nella selezione. Beh, credo che l'abbiamo Sì. già detto, insomma. Massimo Scevi scrive: condivido ogni tua parola, non poteva essere altrimenti perché Lo lavorate ringrazio. insieme, quindi. Osvalda Ghezzi dice: ti fa i complimenti anche lei. Sergio De Grazie. Bacco: confrontarsi su selvaggina vera, non su animali messi dove tutti fanno qualifica. Questo è interessante, che ne pensi, Sì. Maurizio? Penso che sia la cosa migliore, cioè un cane preparato su selvaggina vera, un cane che riesce a trattare la selvaggina vera, viene tutto più facile poi, ovviamente. Un cane che non prende difetti, un cane che risolve in modo spettacolare. Selvaggina messa è tutto più facilitato, però è più facile vedere
sbagliare il cane, è più facile fargli prendere dei difetti. Dopo Beh, fa sicuramente tutte più queste difficoltà. esperienza e deve ragionare di più il cane poi per Poi conto rende il della cane più sua. sensibile, perché l'animale vero ha Certo. minimo rumore, frulla, e il cane, se non lo tratta in un certo modo, non risolve. Cioè, bisogna che il Va bene. cane, come quando fai una trasferta, che vai all'estero, ti ci vuole 2 o 3 giorni prima che il cane prenda il ritmo e cominci a lavorare veramente quel tipo di selvatico, abituato magari ad animali messi. Ovviamente in Italia facciamo fatica, perché facciamo fatica, le zone sono poche, i terreni idonei non ce n'è, non si può, qualche scappatoio, qualche rifugio, sempre su chi va là, multe contro multe, c'è sempre le guardie dietro, si cerca di fare l'impossibile, ma non è facile. Lo so, lo so. Senti, poi Marco Roffia scrive: bisogna riconoscere a Maurizio il grande lavoro fatto in questi anni a favore del bracco italiano, senza però fossilizzarsi su una linea di sangue, ma utilizzare tutte le linee di sangue dei vari allevamenti italiani. Devo a lui la mia conoscenza del Sì. bracco italiano. Beh, credo sia una disamina giusta. La consanguinità Sì, è un'arma a doppio io taglio, no? ho sempre cercato di accoppiare le mie cagne con quei migliori maschi che ci sono in giro, che c'erano in giro anni fa, senza guardare chi era il proprietario, se mi era antipatico, se mi era simpatico. Mi interessava quel tipo di cane e sono sempre riuscito, non ho mai trovato. Sempre riuscito, e uno di questi è sempre stato Massimo, che da sempre mi ha sempre messo a disposizione i suoi maschi, da Ciclone a Quasimodo di casa Massima, a Re, a Quasimodo primo, tantissimi cani ricordiamo, che abbiamo da Massimo Cucci. usato. Xerex, ho usato anche il fratello di Xerex, che si chiamava Xante, un cane importante anche lui. Poi ho usato tutti i cani con Danilo Rebaschi, anche gli hanno fatto Ariale, Zorro, Time Out, abbiamo usato cani di Cascina Croce, tanti, cioè tanto lavoro, tanti anni, tanto lavoro, tanti sacrifici, sempre stata dura, sempre una salita estrema, perché poi alla fine ti trovi, sì che hai tanti amici, collaboratori, però alla fine sei uno sconosciuto, non hai appoggi, non hai società specializzata, non hai amici né enci, non hai niente, devi scavalcarti le montagne da solo. Non è Certo. facile. Sacrifici economici, sacrifici di vita, devi mettere la tua vita in funzione dell'allevamento, dei cani, non hai orari, non fai più ferie, devi dedicarti veramente anima e corpo. È come si dice, a spalare tanta merda, perché parlando male, ma è una vita difficile, veramente. Però Senti, dà poi anche tante arriva. soddisfazioni e io mi sono divertito tanto. Continuo con i commenti qui. Mimmo Bruzzese scrive: grande sodalizio, una squadra perfetta, complimenti a te e tutto il team, aspettiamo grandi cose per il nostro amato braccone. Un abbraccio Mauri Vamos. Speriamo. Osvaldo Aghezzi scrive: Grazie. giusto Maurizio. Antonio Vecchione scrive: sapere da Maurizio il suo pensiero, la sua filosofia sui Roani. Qui è un bel dibattito esce, secondo me. Ma il Roano mi è sempre piaciuto, l'ho sempre avuto, è un bel cane. Però quello che fa il cane bello è il cane, è il soggetto, la costruzione, il telaio. Perché se tu hai un cane costruito bene, con una bella testa, il cane fa bello anche il mantello, che qualsiasi colore sia. Ma se tu hai un cane brutto, con 1000 difetti, o Roano, bianco arancio che sia, è una schifezza. È una cosa che dico ai giovani allevatori, la prima cosa è di guardare, sì, la testa, le linee, crani facciali, ma controllate i piedi, la cosa più importante, la prima cosa che dovete vedere in un cane sono i piedi, perché se i piedi non sono come devono essere, non andate a caccia, non andate da nessuna parte, non andate neanche ai giardinetti a fare il giretto, cioè guardare i piedi è la prima cosa di un cane, la costruzione. Poi guardate la testa, la linea. Ovviamente io sono un maniaco delle teste, mi piace un certo tipo. Mi piacciono i cani divergenti, più che la canna nasale montonina, mi piace la divergenza, vedere proprio il cranio da una parte e il muso dall'altra.
Poi ognuno ha il suo tipo di bracco in testa, però ecco, ci sono tanti aspetti. Bisognerebbe parlare fino a dopodomani, ecco qua, però capisco Questo che il forse tempo è quello che è. Però. avviene perché molto spesso mi duole dirlo, però a volte il cane viene visto quasi come un accessorio, no? Prima di prenderlo, poi una volta che l'hai preso inizi a capire cosa significa la gestione del cane. E quindi ci si fossilizza Sì. sul colore, quando alla fine è importante capire che dietro c'è una morfologia, c'è un animale che deve lavorare nel nostro caso. Io ad esempio amo il rano marrone. Da quando ho iniziato a mettere bracchi in casa, ora mi trovo a dover avere a che fare con tre bianco arancio. Eppure, quando nasce la cucciolata, il rano marrone è quello che voglio tenere per me. Ma non... alla fine dei conti, poi la scelta ricade sulla morfologia e mi è capitato fino ad ora di scegliere bianco arancio. Continuo Ma appunto con. non Sì, vai, Didi. Continuo con i dicevo il commenti. colore sì. Ah, Sì, ok. vai, vai, vai pure. Allora, poi c'è. Stefano Savioni dice: Grande Maurizio, ti aspetto il mezzano al 25. Spero di esserci pure io. Quindi, se Spero di saremo esserci. tutti lì, ci incontriamo. Donato Racanati scrive: Buonasera, è arrivato un po' in ritardo, forse. Marco Sonsogni dice: Ok, a questo punto non chiamo neanche più. Vabbè, questo non si è capito. Antonio Vecchioni, grandi parole. Claudio Nascimbene, verissimo. Non interessa se il cane è bravo. È selezionato per la sua funzione di caccia, deve essere solo bracco. Beh, ci sta. Nel senso che sì, la morfologia, ma il lavoro va comunque utilizzato, cioè va comunque preso in considerazione. Poi Elena Pagani Snardi scrive Morena con i cuoricini, penso sia un altro cane tuo. Vincenzo Epis, sono felice di aver preso una vostra cucciola che arriverà a settembre. Un saluto da Vincenzo di Bergamo. Bianca Lombardi scrive: Io ho preso il mio Giotto per la caccia, chiesi prezzo e colore, speravo di potermelo permettere, ho chiesto altro perché sapevo che bracchi con la B maiuscola, che sono bracchi con la B maiuscola i migliori. Io per dire quella cosa che ho detto, che i clienti oggi ti chiedono quanto costa è il colore. Non è un'offesa o voler denigrare il cliente, ma è per far capire che il bracofilo di una volta che ti chiedeva genetica, se il papà e la mamma andavano a caccia, cioè questa cosa, questo rapporto che c'era tra allevatore e cacciatore, è quasi sparito, perché il 90% di chi acquista oggi un bracco non è cacciatore, ma non è che uno deve fare un'offesa, perché anzi il cane poi se vai a vedere va a star bene, va a vivere in un appartamento. Niente di poco, magari cammina anche più di certi cani, vanno a fare le passeggiate di certi cani che a caccia ci vanno 2 volte all'anno e stanno tutto il tempo chiusi in un canile. Però io è quello che volevo dire. È la mancanza del cacciatore che a noi ci serve, che a noi ci occorre per appunto per valutare i cani, per mantenere un certo tipo di cane. Purtroppo è così, Certo. però se l'andazzo è Continuo. questo, c'è poco da fare. Vado avanti. Marco Santamaria scrive: Saluto e ricordo la sua bracca presa da Ciceri. Anna Rocca ti fa i suoi saluti da Livigno e torneranno a trovarti. Torneremo a trovarti, dice. Cristina Giorgi, Grazie. grandi Mauri, continua così. Aspetta che ho perso un attimo il segno. Aldo Salvione scrive: Saluti Marco, aspettiamo il prossimo video. A breve arriveranno tutti quanti. Bianca Lombardi scrive: È stato un piacere ascoltarti, condivido tutto. Adoro imparare sempre di più. Giancarlo Perani scrive: Siete in tre, potete fare bene, collaborazione importante. Oggi pochi soggetti che fanno prove e vanno a caccia. Noi coi bracchi siamo ancora fortunati. Giancarlo Perani è un giudice di prova, no? Ti fa il Sì, suo in bocca al lupo. È un commento, un credo. amico, una persona molto stimata, una brava persona. Proprietario titolare dell'affisso alle terre aliane, poiché avremo anche lui il piacere di intervistare sicuramente. Marco Fossati scrive: Ciao Maurizio, sempre un piacere vederti. Ti vengo a trovare con Zaccaria, il figlio di Sogno. Mimmo Pizzolante, ciao a tutti. Buonasera, ciao Maurizio. Grazie. Cristina Giorgi, mi piacerebbe parlare. Mi piacerebbe piacere se parlate anche della cura de
dei brachi, dermatiti, il mangiare, eccetera. Beh, del mangiare abbiamo parlato, diciamo che va utilizzato un mangime ben equilibrato. Tu hai spiegato anche le marche che utilizzi. Per quanto riguarda le dermatiti, non lo so se vuoi aggiungere qualcosa, Maurizio, io La non ho grossi dermatite problemi. dipende appunto, può essere allergia, può essere dovuta a un'alimentazione sbagliata, può essere dovuta a dove è tenuto, un posto umido, oppure potrebbe essere una cosa genetica che il cane ce l'ha, che se la porta dietro. Dipende un po' lì, ovviamente è una cosa più specifica, bisognerebbe avere Veterinario. degli esami, un veterinario Beh, ovviamente sicuramente che lo segue. avremo modo Fare di dei raschiamenti, intervistarvi. vedere Sarà una se sono domanda che acari, mi segno appunto. e che chiederemo sicuramente ai tecnici veterinari quando li intervisteremo, perché arriveranno anche loro. Ora è il momento degli allevatori, però è una domanda che segno e che non mancherò nel momento in cui arriverà il momento di farla, insomma. Tiziano Guasti dice: grazie Maurizio, grazie Marco. Vincenzo Epi, siamo orgogliosi di essere venuti da te. Grazie. Giancarlo Perani, ecco, da tecnico scrive: magari sul trotto ne parliamo, daremo anche parola a lui sul trotto, sicuramente, che rientra nelle sue competenze. Cristina Giorgi dice: come devono essere i piedi? Tu hai parlato di piedi, hai detto di piedi importanti. Effettivamente, come deve essere il piede del bracco italiano? Cosa intendevi prima? Sì. Il piede raccolto, costruito bene, col dito ben arcuato, con dei cuscinetti posizionati giusti. Cominciamo a vedere bracchi con piedi aperti, con le dita lunghe, distese, e quando camminano schiacciano sull'anteriore, cani che fanno fatica, cioè il piede deve essere ben costruito. E d'altronde, per avere un ben piede costruito in un adulto, il lavoro va fatto in un cucciolo. Va tenuto alimentato bene, controllare la crescita, non appesantirlo troppo per non creare appunto piedi sbagliati, specialmente Beh, il posteriore ancora, ma l'anteriore diventa deleterio, ecco, se il piede non è a posto. un difetto al piede, come anche i difetti da piombo, possono essere dovuti sia alla genetica, ma anche alla gestione, cioè il terreno in cui il cucciolo Sì, cresce, il modo in cui cresce, sicuramente. l'alimentazione anche. Allora, Esatto. andiamo avanti. Antonio Vecchione, la politica sta distruggendo la caccia, di conseguenza il resto. E va bene, ne abbiamo parlato, alla fine sono opinioni relative, credo. Bianca Lombardi schiede: ma infatti non c'è più il rapporto cacciatore-allevatore, intendevo anche io questo, quindi ha chiarito. Claudio Nascimbene scrive: io sono un roanista malato e Maurizio lo sa, è un mucchiodo fisso. Difatti ne ho quattro e sono tutti roani, tutti Polceveras, a parte uno, ma è stato un caso. Beh, spero che li abbia scelti per la morfologia, Roani. Ma lui vuole roani, ma un tipo solo di roano. Lui vuole quel Quello classico bianco. cane cariforte con la Ah, mantella quasi tutto ok. biondo. Un Ok. personaggio difficile da nascere. Sono gusti, però teniamo sempre d'occhio la morfologia e il lavoro, perché sennò il colore poi è No. secondario. Nicola Tagliabue ti saluta, dice: ciao Maurizio. Poi c'è Giorgio Merlo: bravo Mauri, è sempre un piacere ascoltarti. E Grazie. dovrebbero essere finiti, quindi non so se hai da aggiungere qualcos'altro, altrimenti io ho Ma io cosa vuoi soddisfatto che tutte le mie aggiungo? curiosità. Io sono contento di aver partecipato, di poter dire la mia, che poi appunto è un parere di uno che ha lavorato tanti anni con questo cane. Magari può servire a qualchedun altro le mie esperienze, perché ripeto, il Bracco è un cane di tutti, è un cane italiano e bisogna godercelo, non è un cane Beh, per pochi, è un sicuramente, cane. sicuramente la mia iniziativa è nata anche per quello, cioè dar modo agli allevatori, sì, far capire il loro lavoro in cosa consiste, ma soprattutto nel aiutare i giovani, aiutare chi si sta approcciando adesso al mondo dell'allevamento. E quindi chi meglio di voi? Tu hai 20 anni di allevamento, gli ospiti precedenti ne avevano 40, 50, cioè comunque anche 10 anni fanno un'esperienza che credo vada condivisa, perché tutti hanno qualcosa da lasciare, può succedere di tutto durante una carriera allevatoriale, perché
Come hai detto tu, bisogna stare sempre sull'attenti di giorno in giorno. Quando c'è gli animali non li puoi abbandonare un attimo perché succede sempre qualcosa, insomma. È molto impegnativo. Poi ecco, ora se hai due o tre cani un conto, ma quando cominci ad avere un certo numero di soggetti da Il caso si alza. seguire, è difficile, ecco, diventa veramente Certo. difficile. Va bene, Maurizio, ci salutiamo allora. Io ti auguro un buon proseguimento e buona estate e un grosso in bocca al lupo per la nuova alleanza con Massimo, collaborazione. Spero che vedrete qualcosa di positivo. Io ti ringrazio per quello che stai facendo perché è una cosa importante. Grazie. Ringrazio tutti gli amici, tutti i bracofili. Viva il bracco e andiamo avanti a testa alta. Buona Stasera serata. sei stato protagonista, alle prossime sere ti aspettiamo tra gli spettatori, allora. Ciao Maurizio, buona serata. Buona serata a tutti. Ciao, buona Ciao serata. ciao. Beh, sicuramente abbiamo sentito un parere importante. Qui stanno continuando ad arrivare i commenti. Saluti a tutti, grazie per i complimenti. Continueremo la prossima settimana. Ancora non abbiamo deciso gli ospiti. In questi giorni mi impegnerò perché purtroppo non ho avuto molto tempo, dico la verità. Spero sempre, la mia speranza è di non ottenere rifiuti perché è un lavoro che stiamo facendo, ripeto per l'ennesima volta, va al di là della politica. Cioè, io, la società specializzata, sono un socio, faccio la tessera. Stiamo collaborando per la creazione di questo programma, ma perché comunque c'era bisogno di utilizzare gli strumenti, necessari per la divulgazione. Però io voglio dare parola a tutti, tutti gli allevatori, tutti coloro che hanno dato e fatto del bene al bracco italiano, ritengo che debbano parlare e rispondere, diciamo, alle domande che abbiamo studiato per gli allevatori e spiegare, insomma, qual è l'esperienza? Anche perché, come ha detto giustamente Maurizio, come hanno detto anche i precedenti, può essere utile al lavoro di noi ragazzi che ci approcciamo in questo mondo che sta diventando sempre più difficile. Il motivo di riflessione l'abbiamo fatto poco fa e riguardava la caccia, cioè la caccia sta cambiando, ma oltre a cambiare, stanno cambiando anche i cacciatori e stanno cambiando anche i numeri, quindi il bracco sta diventando sì un cane da compagnia, ma anche come cane da compagnia può lavorare, nel senso che io vi ho fatto spiegare da Maurizio che cosa significa essere un delegato SABI. Ogni regione ha la sua delegazione della SABI e loro devono lavorare per credo sia molto importante l'organizzazione dell'FQN. Antonio Casamassi è un altro delegato della SAPI per quanto riguarda la Puglia. Abbiamo intervistato Marilungo, che credo che sia il delegato delle Marche, però mi sono dimenticato di chiedere questa informazione. Quindi sul sito della SAPI comunque troverete tutto. E penso che se volete dare una mano per un'organizzazione di una PQN, evento comunque riuscitissimo, io ricordo quello del 70° anniversario della SABI. Quel giorno si avvicinarono tanti ragazzi alle prove di lavoro, ragazzi sicuramente che non erano cacciatori, e quindi però diedero modo di far vedere su quel palcoscenico i loro cani lavorare anche per la prima volta. E fu un evento sicuramente positivo e molto importante. Per quanto riguarda l'alimentazione del cane, c'è stato qualcuno, Cristina Giorgi, se non mi sbaglio, che chiedeva di parlare dell'alimentazione. Beh, mi sento preso in causa perché comunque mi occupo di alimenti e frequento la facoltà di medicina veterinaria, non sono un nutrizionista, un alimentarista, però sono certo di poter dire che al di là di quello che un allevatore fa in base alla sua esperienza, in base ai consigli che ha seguito, il parere scientifico e quello che è il croccantino, dovete immaginarlo come un cocktail, no? Nel momento in cui bevete il cocktail, se la parte alcolica supera la parte meno alcolica, il cocktail è imbevibile e quindi per avere un buon cocktail c'è bisogno del mix degli ingredienti fatto su misura.
ed è quello che fanno le case mangimistiche alla fine, il quantitativo proteico, il rapporto calcio-fosforo. Se noi andiamo a fare delle aggiunte di carne, di vegetali, di fibre, di carboidrati, sicuramente andiamo a sballare questo mix e quindi poi possiamo ottenere dei risultati diversi. Quindi sicuramente parlatene con il vostro veterinario, anche perché c'è la possibilità di fare una dieta casalinga naturale, una dieta BARF in alternativa o la dieta industriale che è quella del croccantino. Quindi decidete voi che cosa fare, ma prendete la decisione. Io non sono dell'idea di fare un mix, ne aveva parlato anche Vittorio Merigo l'altro giorno. Certo, ognuno in base alla propria esperienza, ma perché anche conosce i propri cani, cioè se i cani di un allevamento fanno un moto maggiore rispetto a quello di un cane che noi teniamo in casa, sicuramente hanno bisogno di un quantitativo proteico maggiore o minore. Un allevatore magari utilizza la carne come alimento integratore ed aggiuntivo, però noi magari che abbiamo meno cani, che li facciamo muovere di più quotidianamente, eccetera, il croccantino basta e spesso avanza pure perché si è alla ricerca sempre di un maggior quantitativo proteico, perché si pensa più proteina, più muscolo, ma non agisce solo la proteina forse arriviamo a un 25-28, già diventa assai, poi dobbiamo considerare anche i valori calcio-fosforo, le ceneri grezze. Insomma, il mangime c'è uno studio dietro, affidiamoci alle case mangimistiche. Maurizio giustamente ha detto anche le marche che lui utilizza. Io condivido soprattutto la Monge, che è un'azienda italiana, come la Monge c'è la Farmina, ce ne sono tante altre, queste sono quelle più sul mercato, ora non è che vogliamo fare pubblicità, però sicuramente valorizzare il Made in Italy è un ottimo presupposto quando ci troviamo di fronte all'aneddoto dell'acquisto del mangime. Va bene, io credo di essere stato esaustivo, sicuramente molti degli argomenti che sono stati presi stasera li riprenderemo con la parte tecnica, sia gli argomenti veterinari, perché ho anche dei veterinari da allevare, ci sono anche dei veterinari come avete conosciuto Marilungo che sono allevatori, a cui sicuramente queste domande saranno più indicate. E per quanto riguarda, come ha detto il giudice Perani, il trotto, ne riparleremo perché avremo da parlare con lui che è un giudice, sicuramente con tutti quanti i giudici, ma sicuramente qualcosina verrà detta anche dai dresser, che sono poi quelli che lo lavorano il trotto, lo spingono, lo costruiscono e insomma lo modellano, ecco, non voglio utilizzare altri termini. Quindi niente, noi ci vediamo la settimana prossima, vi faremo sapere i giorni in base alla disponibilità degli ospiti, sto cercando di comunque trovare per la prossima settimana degli ospiti di qualità, come è stato per questa, per la scorsa, come per tutte le interviste fatte finora. Nulla da dire altro. Ci vediamo la prossima settimana. Credo che i giorni rimarranno sempre martedì e venerdì. In ogni caso, ve lo faremo sapere sulla pagina. Io vi saluto, vi auguro una buona serata. Ciao ciao!